Perché questo personaggio è degno di menzione? Perché si a Katsuragi e si vede nell'anime. Salve a tutti e benvenuti in questo non decimo episodio degli anime della nostra infanzia, perché questo è un episodio speciale che abbiamo pensato da molto tempo, anche perché ci è stato chiesto diverse volte. Sì, di dedicare un po' una delle nostre puntate a questo anime che ora, come vedremo, quale sarà. In qualche modo vi abbiamo instillato la presenza di questo anime, che non appartiene alla nostra infanzia, ma più che altro alla nostra anzianità. Sto parlando di Neon Genesis Evangelion. Il motivo per cui di questa cosa è perché, a parte, come dicevo, che ce l'hanno chiesto in tanti, di farlo una puntata su questo, anche perché è il tema della sigla di apertura del nostro format. Esatto, quindi ci stava a fare un episodio dedicato a quest'anime. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, così che gli altri episodi degli anime della nostra infanzia, degli altri format come Gimplotti, voi sarete notificati dalla campanellina. Andate a visitare il nostro sito borderlineitalia.com. Ci trovate là con le nostre playlist, i nostri video e i nostri format soprattutto. E anche alcune nostre foto, perché ho messo anche una photo gallery. Quindi se volete passate da lì. Neon Genesis Evangelion è un anime del 96 creato da Hideaki Anno. Anno? 2N. Però si, sai, si frunge sempre uno. Io ho fatto molta fatica a riassumere questi 26 episodi in una scaletta con le 5 W. Molte cose non le dirò perché non c'è il tempo. Mi focalizzo su dei dettagli che io ritengo fondamentali. Prima di iniziare, partiamo con la sigla. Sigla! Vai! Allora, qua intanto inizia che si vede un riferimento a cose che tu hai detto quando hai parlato di Fullmetal Alchemist, ovvero l'albero della vita. Perché questo anime è fondamentale il fatto che si parla della vita. Della vita. Della quindi vita, ragazzi. Stavo attento a questo dettaglio. Sì, okay, ho capito. Tra l'altro, l'albero della vita compare anche nell'ufficio di Gendo Ikari, che come dirò dopo, è il comandante della NERF. E anche il padre di Shinji Ikari, che è, come dirò dopo, ragazzino un po'... ragazzino speciale. Un po' carogna. Sì, perché si sta vedendo di tutto. Stranamente ha lo stesso cognome del padre, no? Vabbè, dai. Perché ha dovuto ripetere due volte lo stesso cognome, perché sennò non si capiva. È per sottolineare, era appunto, un rafforzativo. Qua si è vista una scena di un timer che va contro la rovescia. Tu lo sai perché c'è un timer che va contro la rovescia? Purtroppo sì. Purtroppo lo sappiamo. Perché? Perché praticamente queste simpaticissime macchine gigantesche che non poi dirò che non... batterie. Cioè, no. No, hanno le batterie. Appunto per questo. In realtà loro vanno ad elettricità. E quando si stacca la presa... No! Nella schiena, non è nel posto. Comunque dietro, back. Ma tu che ne sai come è fatto? No, perché mi sono visto l'anime? Sì, ma non sai come è formato dentro, dove c'ha lo stomaco. Magari lui caga da lì. Tu che cosa ne sai? L'hai mai visto? Frattempo la sigla è anche finita, Potrebbe anche c'è. E quindi, da dove umanoide. Da come dicevo, questa è una scaletta strana. E iniziamo da quando? Io potrei iniziare il quando da miliardi di anni fa. Ma per siccome sono gentile, iniziamo dal 1947. Perché gentile? Dal 47. Sì, nel 1947 vengono ritrovati, e questa è una cosa vera che è successa anche nel mondo reale, quelle che vengono definiti i manoscritti del marmotto. Siccome questi manoscritti del marmotto sono frammentati, nel mondo di Evangelion si dice che una parte di questi manoscritti del marmotto, che appartengono alla tradizione ebraica, vengono rilasciati al pubblico, un'altra parte viene segretata e infatti vengono chiamati i manoscritti segreti del marmotto. Segreti, la parola fondamentale. Questi manoscritti del marmotto dicono praticamente dettagli di come si è creata la vita sulla Terra. Sono di origine extraterrestre,
creati da una, diciamo, razza aliena che viene definita la prima razza ancestrale. I grigi. La prima razza ancestrale! I rettiliani! No! E introducono concetti come il seme della vita e la lancia di Longinus. Che c***o stai ridendo? Il seme, la lancia! Il seme della vita! Bene, passiamo all'anno 2000. Succede un cataclisma naturale chiamato, poi successivamente, il Second Impact. Un cataclisma, un'esplosione di una forza inaudita che distrugge la vita in tutto l'emisfero australe, ovvero l'emisfero sud della Terra. Infatti, gli stati dell'emisfero boreale, onde evitare quello che viene definito il Third Impact, si riuniscono per creare delle armi a difesa del pianeta per sconfiggere gli angeli. Se ti chiami Angelo, no. O anche Angela, perché non ho capito. Scusa, questa discriminazione. Gli angeli. Di questo cataclisma naturale, yeah, si salva una persona. Misato Katsuragi. Beh, grazie al cognome, si capisce. Non ci avevo pensato, ma Katsuragi. Vabbè, non ci avevo pensato, non è giusto. Detti, come si chiama qua? Siffredi. O no. 30 lance. È una donna, non c'è una lancia. Tra l'altro è una candidata al premio Pacchio d'Oro. Occhio, perché gli può dare, può dare corda a Chiasca. Occhio che questa c'ha la sorpresa. No, no, no. Asso di bastone. No, 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 no. No, perché si vede nell'anime. Si vede. Si vede. Cioè non si vede con la stessa esplicità in cui abbiamo visto noi in Berserk. In cui tu sei sicuro che è quella, eh? No, quello è stato... c'è stato... chiarissimo. Chiaro. Proprio per però si sente chiaro, ma non si vede. Si sente ma non si vede. 2015. L'anno in cui si svolgono gli eventi dell'anime. Quindi era futuristico. Sì, ora è passato. Sì, ma all'epoca era 9 anni avanti. Certo, certo, certo. Okay. Dove siamo? A casa. Ecco. No. Tu devi mettere con la testa che siamo, stiamo parlando di Evangelion. Ah. Stavo dicendo, dove siamo? Deve entrarti nella testa. Vabbè. C'è spazio. Certo, è vuota, è normale. Siamo nella città Tokyo 3. Perché le altre due Tokyo sono state distrutte da vari eventi. Quindi siamo arrivati a 3 già. Tokyo 3. Vai così. Tipo videogioco. Tokyo 3. In questa Tokyo 3... troviamo Shinji Ikari, che già vi ho introdotto, ma poi parlerò più approfonditamente di lui dopo, che sta attendendo Katsuragi, che lo vada a prendere per portarlo alla NERF. La NERF è questa organizzazione che è stata creata dopo il Second Impact, che ha le armi per sconfiggere gli angeli. Bravissimo. Gli angeli. Angioletti, che non so esattamente come potreste pensare. Ora ragazzi, introduciamo il cosa. E il cosa è diviso in due parti. Il cosa sono gli angeli e il cosa sono gli Eva. Prima di spiegare cosa sono gli Evangelion, devo spiegare cosa sono gli angeli, se no non si capisce nulla. Tanto alla fine, anche se voi vedete l'anime in questo episodio, non si capisce. Perché una cosa che volevo dire poco fa, che ho dimenticato, è che Neogenesis Evangelion è un anime che cade nella categoria di dramma psicologico. Ecco perché non è semplice da capire. Io stesso non lo sto guardando per la seconda volta, in cui ho capito più cose perché sto mettendo insieme i pezzi. È normale, classico. Allora, cosa sono gli angeli, ragazzi? Qua ho bisogno di che voi, soprattutto tu, accendi la tua scatola cranica e ti connetti. Perché sei totalmente disconnesso. Io c'ho l'immagine di un angelo. Qual è l'immagine di un angelo? Angemon. Per favore vai via. No, non sono questi. Non ci sono crossover. Purtroppo. Dicevo, gli angeli. Ci sono diverse definizioni che ho trovato online. Io utilizzerò questa definizione che ho trovato online, che per me è la definizione migliore. Gli angeli sono tutte le creature generate dalla prima razza ancestrale. Cosa è successo miliardi di anni fa? Ecco perché dicevo che quando potevo iniziare a miliardi di anni fa. La prima razza ancestrale
manda Adamo. Ah. Il seme della vita che doveva sviluppare la vita sulla terra. Adam arrivò e si doveva sviluppare. Sulla terra. Tuttavia è successo un piccolo incidente. Un piccolo. Un altro seme della vita ha avuto un problema con l'astronave spaziale e si è letteralmente schiantato sulla terra. Questo seme della vita si chiama Lilith. Giusto. Mi sembra corretto. Il problema qual è? I semi della vita, come riportano i manoscritti del Mar Motto, vengono abbinati con la langia di Longinus. La langia di Longinus è, per come dire, un dispositivo alieno. Giusto. Che permette... Abbiamo detto rettiliano. Di... Perché permette di inibire lo sviluppo del seme della vita. Perché si devono sviluppare quando alcuni eventi succedono. Non ho ben capito cosa sono questi eventi. Tuttavia, il seme di Lilith, quando arrivò sulla Terra, siccome si è schiantata, si è distrutto. Ha distrutto la langia di Longinus e quindi Lilith si è sviluppata. Adam non si è sviluppato. E nessun evento è riuscito a togliere quella langia, perché praticamente due semi della vita non possono coesistere nello stesso pianeta. Quindi è una, cioè, si è sviluppato solo Lilith. Sì. Praticamente. Gli angeli che combatte la Nerf sono di fatto i figli generati da Adam. Però voi dite, ma se Adam c'ha ancora la lancia di Longinus conficcata, come sono sviluppati questi angeli? E il fatto è che io non vi ho detto una cosa. Non vi ho detto che cos'è il Second Impact. Vi ho detto cosa ha causato, ma non vi ho detto cos'è. Una spedizione di ricerca ha rinvenuto il seme di Adam in Antartide, con ancora la lancia di Longinus conficcata. Hanno scoperto che questo, diciamo, seme della vita era dotato del super solenoide, ah, o quello che viene definito il S-Square Engine. È più chiaro. Che è un organo che compone gli angeli. Ah, ok. Ora, cosa è successo? Quando questi qua sono andati in Antartide, hanno fatto degli esperimenti su Adam. Nella fattispecie, l'esperimento che ha causato il Second Impact è quello di mischiare DNA umano con DNA di Adam. Questo ha creato una mega super esplosione. Che ha distrutto tutto l'emisfero boreale. Quindi sta sempre colpa dell'uomo, in ogni caso. Ora, la Nerf si è riuscita a impossessare anche dell'altro seme della vita, Lilith, che loro tengono in una zona in profondità sottoterra, che viene definito come Terminal Dogma. Ed è quello che li attira, che attira gli angeli. Certo, gli angeli hanno vogliono riunirsi a Lilith e creare il Third Impact, quindi un altro esplosione. Quindi tutti quanti spuntano là come funghi perché sentono l'attrazione. Di esatto, esatto. Infatti, se voi vi ricordate quando io vi ho fatto vedere l'OAV, il 17° angelo, Koru, vuole riunirsi a Lilith. E poi alla fine dice, non lo voglio fare, uccidimi. Sì, sì. Perché se io mi unisco a Lilith, la razza umana viene distrutta. Io scelgo di far vivere voi. Un'altra cosa che questo 17° angelo dice è che i figli di Lilith sono i Lilin. I Lilin, i Karen. Questa cosa l'approfondirò nei trivia. Ok. Ora andiamo ad analizzare il titolo dell'anime. Neo Genesis Evangelion, che letteralmente significa il Vangelo della nuova generazione o del nuovo secolo. La Nerf ha a disposizione questi Evangelion, che sono, molti li confondono con dei robot giganti, non sono dei robot giganti, sono tecnicamente degli androidi. Tecnicamente. Sono degli androidi enormi, che vengono pilotati da dei ragazzini. Esatto, devono essere per forza ragazzini di quella specifica età. Sì, hai capito? Ma tu l'hai capito perché di quella specifica età? Non è specificato, però io mi sono fatto un'idea del motivo, sì, perché abbiano sempre 14 anni. No, hanno la specifica, cioè di quello ho capito che devono avere per forza la stessa età. Ma non viene detto esplicitamente. Non è, perché? Che siamo nel 2015, 15 anni prima c'era stato il Second Impact. Nel quindi 2000. Erano tutti quelli là che erano nati nel periodo. In quell'anno. Meno del... Esatto, questa è la mia idea. Potrebbe anche essere, sì. Allora, questa cosa ci ho fatto caso che ho capito, quindi... Ah, quindi devo avere per forza tutti la stessa età. Pensavo che comunque non avesse importanza il pilota. Invece devono essere tutti ragazzini. Esatto, prescelti dall'altro. Ma di questa cosa ne approfondisco... Nel trivia. In chi? No, in chi. Questa cosa dei piloti.
Quindi questi Evangelion sono, come dicevo, degli androidi, quindi hanno parte meccaniche come parte, diciamo, biologiche. Le parti biologiche sono state create da dei campioni estratti da Adam. I piloti all'interno dell'Evangelion vengono, diciamo, introdotti mediante quella che viene definita la entry plug. O ne altro che una cabina di pilotaggio che viene riempita da una sorta di liquido respirabile. Questo liquido respirabile permette ai piloti di comandare gli Evangelion utilizzando la mente. Nonostante che gli Evangelion sono anche dotati di alcuni comandi manuali. Per sparare soprattutto. Power Rangers. Molto meglio di Power Rangers. Esatto, è tipo la versione pro, no? Super pro. Quindi gli Evangelion, siccome sono degli androidi, hanno uno scheletro, hanno del sangue. Esatto, che si vede ogni tanto che durante i combattimenti si vede proprio esatto, lo spruzzo di sangue. Esatto. Hanno l'armatura, quella che voi vedete è l'armatura di fuori. Figa. E hanno persino un'anima. Questo è un dettaglio fondamentale, ragazzi. Sì. Questo è fondamentale che hanno un'anima. Un'altra cosa importante... Sei sempre scettico comunque. In tutte le sempre... Ti convincerò a guardare No Games Evangelion dopo la mia presentazione. Una cosa fondamentale che contraddistingue gli Evangelion come arma per contrastare gli angeli, a differenza delle armi convenzionali, tipo le bombe, perché le bombe non ce la fanno gli angeli, è perché gli angeli sono protetti da quello che viene definito Atifield, che Atifield sta per Absolute Terror Field. Ah, vero? Cioè il campo di assoluto terrore, che è una sorta di scudo. Gli Eva, poiché sono stati generati da Adam, non solo sono in grado di generare il loro proprio Atifield, ma sono anche in grado di squarciare quello degli angeli e quindi di penetrare la barriera generata dall'Atifield e quindi rompergli il c***o. Ma questo tutti o solamente quando entro in modalità Bezek? Perché io non l'ho visto... No. In teoria, cioè come potenzialità, tutti ce l'hanno. Quanti piloti entrano dentro l'Eva, siccome loro li devono pilotare con la forza della mente, loro si devono sincronizzare. Più alto il tasso di sincronia, più è potente l'Atifield che loro generano. Ed è più potente anche. Esatto. E risponde meglio ai comandi, quindi. No, l'Eva è sempre potente perché l'Eva ha i poteri di quasi un dio. Addirittura. Però, se il loro tasso di sincronia è basso, non riescono a sfruttare appieno le potenzialità. La potenza di un Atifield è strettamente correlata al tasso di sincronia. Per rispondere alla tua domanda, quando l'Eva 01 pilotato da Shinji va in modalità Bezek, il tasso di sincronia era del 400%. Vale. Allora, perché gli angeli vanno a rompere il c***o alla NEF, quindi a Tokyo 3? Lei l'ha già introdotto poco fa, è fatto bene a dirlo. Sì, che vengono attratti dal... Vengono attratti dal seme della vita, Lilith, che è tenuto in questa zona profonda. Tipo zona super segreta, top, cioè quella che non deve essere mai raggiunta dagli angeli. Altrimenti succede il third impact. Una cosa che si dobbiamo dire degli angeli è che possono assumere qualunque forma. Vero, questo non l'avevo detto. Da dei mostri, da come simil pesci, una specie di... poligono 3D che ruota, quella è la battaglia bellissima, quando lo sparano con l'arma super mega fotonica. Posso assumere anche la forma dei parassiti, infatti c'è un caso in cui un angelo che si manifesta come dei parassiti prendono possesso dell'Eva 03, non vi ho detto qual è lo scopo della NERF. Perché esiste la NERF? Allora, la NERF sta sotto a un'altra organizzazione super segreta mega fotonica che si chiama la Zele, che sta per anima in tedesco. Lo scopo della Zele è quella di portare al termine il piano per il perfezionamento dell'uomo. Spoiler alert! E ci riescono alla fine. Lo portano a termine, il piano per il perfezionamento dell'uomo. Ci riescono. Sì. Che cos'è il piano per il perfezionamento dell'uomo? Lo scopo è quello di riunire tutte le anime dei Lilin, portarle dentro all'uovo di Lili, così che tutte le anime dei Lilin perdono la loro individualità e tutti vivono in questa sorta di dimensione, diciamo, parallela,
felici e contenti. Ma quindi Lin cosa sarebbero? So, i figli? No. Trivia. No, questo è troppo serio, questa è nei trivia. Mi dispiace. Devi aspettare. Devi aspettare fino a... Intanto abbiamo i nostri protagonisti. Chi? Sì. Abbiamo il pilota dell'unità EVA-01, Shinji Ikari, ovvero il nostro cagasotto. È poco raccomandato, tra l'altro, visto che è il figlio del... Non è raccomandato dal padre. Beh, vero, effettivamente. È raccomandato dall'EVA-01, perché sì, poco sì, fa vi ho vero, detto che l'EVA-01 ha l'anima, ha un'anima. Esatto, è vero. Secondo te, lei già lo sa perché io l'ho detto, te, quale anima contiene l'unità 01? È raccomandato dal... dall'EVA-01. Quella sua? Sua di chi? Di chi? Di sua mamma. Bravo. Ecco, bravo! Bravo! Una cosa fondamentale di Neon Genesis Evangelion è che ogni personaggio segue la sua, quello che io definisco agenda personale. Cioè tutti fanno questa cosa, combattono gli altri, ma ognuno ha il suo scopo personale. Shinji Ikari è perché gli viene chiesto. Perché lui vuol dimostrare al padre che non è un cagasotto, perché è un cagasotto. Ah, è vero, lui viene chiesto. Gendo Ikari, ovvero il padre di Shinji, che è il comandante della NERF, la sua agenda personale è quella di ricongiungersi a sua moglie, cioè ovvero la mamma di Shinji. Poi abbiamo Asuka, scusate ma non riesco mai a ricordare il suo cognome perché è un po' complesso, quindi mi affido alle mie note. Asuka Langley Shoryu. Semplicissimo, comunque... Asuka è in parte giapponese e in parte tedesca. Infatti lei si vede che una delle volte che entra EVA-02, che è la sua unità, lei parla in tedesco. Ovviamente il doppiaggio fa col tedesco un po' così. Italianizzato, un po' così, una cosa in out. Guten Tagen. Ah sì, c'è una cosa che fa il Guten Tag. Guten Tag. Niente, fatto male. Poi abbiamo il pilota dell'Evangelion 00, Rei Ayanami. No, io so cosa stai pensando. No, cosa? Non è quella degli hentai che ti guardavi? Beh, forse sì, forse è quella degli hentai che ti guardavi, ma non è quella, cioè nel senso, è lei, giusto? Questa è una tosse finta. Quindi ci abbiamo Rei, Asuka, che sono rispettivamente... Ma Rei non ha detto chi è fondamentalmente, a parte essere il pilota. Non si hanno informazioni su te. Ah, è solo il pilota. È una ragazza, anche piuttosto buona, che Shinji, per un piccolo incidente, le tocca la testa. E ha gli occhi rossi. Ha gli occhi rossi. E praticamente, non c'è molto da dire perché lei parla poco, una cosa che si può dire è che lei ha un'affinità particolare con Gendo Ikari. A differenza del figlio che non si c***a. Una cosa che mi viene da dire è che Rei Ayanami è definita come la first children, cioè la prima selezionata a pilotare Eva. Mm-hmm. Asuka è la second children. Shinji, pappa molle, è il third children. Poi abbiamo Katsuragi, comandante dell'operazione della NERF, cioè quella che manda a pilotare i ragazzi, che poi viene promossa col grado di maggiore, e ha un animale domestico in casa. Che c'è di sbagliando? L'animale domestico si chiama Pen ed è un pinguino. Ah! Un pinguino domestico. Sì. Tipo Ace Ventura. Che si fa la doccia? Tipo Ace Ventura. Un altro personaggio secondario degno di menzione è Kaji Ruoji. Che è praticamente... Sciogli lingua. Non lo so se non sciogli lingua. È un personaggio che è molto ambiguo, però alla fine, per smascherare quali sono i piani nascosti della NERF e della Zele, perché una cosa che lui vuole, che loro vogliono capire è: una volta che la minaccia degli angeli è terminata, la Zele, quindi la NERF, cosa vuole fare degli Evangelion? Alla fine ha un esercito di macchine che ha poteri divini. Infatti alla fine lui scompare, muore, lasciando un messaggio di addio a Katsuragi, perché loro quando erano più giovani stavano insieme. E perché questo personaggio è degno di menzione? Perché si tocca Katsuragi e si vede nell'anime, cioè meglio non si vede ma si sente che
Poi praticamente lui ci prova un po' con tutte. Ah, beh. Ma ci prova non come ci prova Brock di, dei Pokémon. Ci prova a 6 e ci riesce. No, non ci riesce con le altre, semplicemente perché ogni volta Katsuragi fa una scena, una sim scena di gelosia. È il tuo momento. Trivia! Trivia! Sì, così finalmente verranno chiariti i miei dubbi. Lilin, chi sono i Lilin? I Lilin. Lilin è il 18° angelo. È la razza umana. Noi siamo il 18° angelo. Quindi tutti quanti gli uomini sono Lilin. Certo. Infatti in teoria tutti gli uomini avrebbero la T-Field. Solo che non lo riescono a sviluppare. Perché sono troppo stupidi. Però in teoria lo hanno tutti gli esseri viventi. Per questo quando loro si uniscono a Eva hanno un campo di forza maggiore. Questo è perché non interessava. E un'altra cosa che voglio dire è che, come dicevo poco fa, Neon Evangelion è un anime psicologico. Vengono trattate diverse tematiche psicologiche, tra cui per esempio Shinji Ikari, non so del cagasotto, ma disturbi della personalità. Quando l'autore ideò il personaggio di Rei Ayanami, lo voleva fare come un personaggio schizofrenico. Ci sono diversi riferimenti alla religione, alla cultura ebraica, alla cabala, al labbro della vita, a tutto! A tutto e di più! Ragazzi, io... Psicologia, devo tagliare qua, analitica, tutto, c'è tutto. L'unica cosa brutta di Neon Genesis Evangelion è il c***o di finale. Beh. In cui alla fine il piano per il perfezionamento della razza umana viene applicato. Tutti lì, ovvero tutti noi, si mettono all'interno di Lilith e si vede infatti gli ultimi due episodi sono molto introspettivi, in cui si vedono tutti i personaggi principali, tra cui Shinji e Asuka, che fanno meno monologhi interiori, io. Fanno in realtà sono monologhi, ma sono, ci parlano un dialogo. È un dialogo, ma fra loro stessi, cioè Shinji e il suo alter ego e Asuka e la sua alter ego. È un più o meno, non voglio dire una stupidaggine, un più o meno quello che succede nel Signore degli Anelli con Smeagol. Sì. Sì. La scena finale di Neon Genesis Evangelion si vede... Si chiamano problemi di personalità. Esatto, è tipo un double ganger. Non è un double ganger perché non sono due persone, è lui che parla con se stesso perché fa introspezione. Quindi semplicemente bipolarismo. Perché praticamente il piano per il funzionamento dell'umanità viene attuato, lo fanno, tutti i Lilin, ovvero le nostre anime, vanno all'interno di Lilin. C'è tutto questo dialogo di Shinji che dura due episodi, due c***o allucinanti, in cui alla fine lui dice qualcosa della serie, ho capito, mi devo fidare degli altri, una cosa di questo tipo, e finisce che tutti gli altri personaggi, tra cui il pinguino, bravo, congratulazioni! Omerito-san! Beh, io sapevo anche che molti personaggi, molte cose che riguardano principalmente i drammi interiori si rifanno anche all'autore stesso. Certo, ma questa cosa l'ho skippata, tipo, sì, appunto, l'ho skippata, ragazzi. C'è tantissima autobiografia dell'autore nell'opera, il fatto che lui ha passato anni di depressione, quindi c'è tutto nell'anime, praticamente. Passiamo alle cose importanti. L'ultimo trivia, e poi prima di passare al quiz. Poiché gli ultimi due episodi sono delle c***e, hanno rifatti gli ultimi due episodi, quindi l'episodio 25 primo e 26 primo, che sono il finale alternativo, e sono stati messi in un OV e chiamano The End of Evangelion. Che a me è piaciuto da morire. Prima di passare al quiz, vorrei dire questa cosa. Loro sicuramente avranno preparato delle domande. Ripeto, insomma, che questo non che è un anime della mia infanzia. Non ho la presunzione, come è stato per esempio per Hunter x Hunter, di poter sforare e vincere. Mi impegnerò. Quindi, non siate cattivi, quiz!